Ciao, sono Alessandra e sono una laureanda in architettura presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Sono una studentessa con la passione per l'ambiente, per il riuso e per il riciclo. E per questo mi piacerebbe farvi conoscere la cooperativa Felici da Matti. Questa è una cooperativa sociale che è impegnata nel recupero degli oli vegetali esausti, ovvero gli oli di frittura, che riutilizzano per produrre sapone di bucato aromatizzato al bergamotto. Si tratta di un esempio come un rifiuto con la giusta attenzione e competenza può diventare in realtà una risorsa. Quindi intervistiamo Teresa Nesci, che è la presidente della cooperativa sociale Felici da Matti. Sostenere la raccolta differenziata per migliorare le performance ambientali veramente rende felici da matti? Ciao a tutti, buongiorno. Io sono Teresa Nesci, come ha detto Alessandra, e sono la presidente della cooperativa Felici da Matti. Sostenere la raccolta differenziata rende felici da matti, ultimamente più matti che felici, come battuta, però effettivamente rende felici se si pensa che avere a cuore l'ambiente che ci circonda è una cosa, un dovere per ognuno di noi. Noi abbiamo, diciamo, della raccolta differenziata, per meglio dire, nella raccolta differenziata di alcuni rifiuti, abbiamo visto un'opportunità, quello effettivamente di poter trasformare in un percorso di riciclo ed ottenere nuovi prodotti. Tutto questo tutelando l'ambiente che ci circonda. Per cui assolutissimamente sì, fare la raccolta differenziata rende felici, almeno a noi. Avete pensato fin da subito all'economia circolare oppure è stata una cosa che è nata successivamente? No, non abbiamo pensato da subito all'economia circolare. Noi abbiamo iniziato nel 2003, nel 2004, per cui in quel periodo non si parlava molto di economia circolare. Tra l'altro abbiamo iniziato a raccogliere abiti usati, a riciclarli in stracci con un paio di forbici. Strada facendo, il progetto, diciamo, si è ampliato ad arrivare proprio poi nel 2013, attraverso la raccolta degli oli vegetali esausti all'olio da frittura, a mettere in atto un vero e proprio progetto di economia circolare. Il progetto, diciamo, parte con un nome che si chiama Non buttarlo nel lavandino o siamo fritti, proprio per sensibilizzare sui danni dell'olio da frittura che viene sversato nell'ambiente, e successivamente, attraverso degli studi e delle ricerche e degli incontri anche fuori regione, abbiamo realizzato una linea di detergenti liquidi per l'igiene della casa e del bucato, Bergoglio Eco 3 appunto, che è una linea dei detergenti ottenuti dal riciclo dell'olio. Bergoglio viene fuori dall'unione tra bergamotto e olio, in quanto abbiamo anche voluto dare un'impronta territoriale, quindi aromatizzandoli con i nostri prodotti della Calabria. Per cui diciamo che assolutissimamente, quando abbiamo iniziato, non pensavamo di portare avanti un progetto di economia circolare, quindi è stato un susseguirsi delle attività portate avanti nel corso degli anni. Guardando al futuro, avete nuove sfide in cantiere? Abbiamo delle nuove sfide, intanto continuare a rafforzare quello che già abbiamo messo in atto, quindi questa continua raccolta dell'olio vegetale esausto, con il quale noi, attraverso un processo di riciclo, lo trasformiamo in una linea di detergenti liquidi per la pulizia del bucato e della casa, che è la linea dei detergenti Bergoglio Eco 3, che sono prodotti all'aroma dell'olio essenziale di bergamotto. Quindi sicuramente consolidare questo progetto e portare avanti altri progetti che abbiano anche e continuano ad avere un risvolto sociale nel nostro territorio. Speriamo di riuscire, come dicevo prima, a resistere e poter continuare. Ringraziamo Teresa Nesci per questa testimonianza e a presto. Grazie a voi.